Benvenuti a tutti in un nuovo video. Come sempre, io sono Federico e oggi vi porto alla scoperta delle CR88D Pro. Perché Pro? Perché ha una dotazione un pochino più ricca e poi è il Model Year 2021. Ho già portato qui sul canale diversi video di questa bellissima macchina. Oggi però vi voglio parlare di questo mini escavatore o midi escavatore, come dir si voglia, in una duplice veste. L'abbiamo con cingoli in gomma e cingoli in ferro. E a voi, come piace di più? Allora, come vi dicevo, uno lo abbiamo con cingoli in gomma e l'altro, eccolo qui, cingoli in ferro, a seconda dell'applicazione che voi dovete seguire. Per il resto le macchine sono identiche, hanno la stessa configurazione, nello specifico stick lungo da 2,100 m, entrambe con attacco rapido meccanico originale Volvo, uno spettacolo, un unico blocco presso fuso praticamente indistruttibile, valvole di sicurezza su tutto il cinematismo del braccio, voilà, e anche sulla lama, veramente complete. In più su entrambe abbiamo impianto martello pinza e impianto rotazione. Qualsiasi attrezzatura, ecco, questo è l'impianto martello pinza e questo è l'impianto della rotazione. Quindi qualsiasi attrezzatura può essere attaccata su queste macchine e sfruttata in tutti i suoi movimenti. Benissimo, poi vediamo da questo lato cosa abbiamo. Il vano motore, chiuso a chiave ovviamente, allora la recuperiamo, così colgo l'occasione di far vedere anche la cabina. Blocchiamo lo sportello, voilà, e questa è la cabina, fantastica. Come sempre, come per tutte le macchine Volvo, è estremamente spaziosa, dà ampio comfort all'operatore. Prendiamo la chiave, voilà, torniamo qui al cofano, eccoci. Apriamo e voilà, il motore, fantastico, tutto estremamente a portata di mano. E come sempre, quando i componenti che sviluppano calore non sono sotto la cabina, abbiamo il grandissimo vantaggio di non andare a creare alte temperature durante l'utilizzo anche più intenso della macchina e durante le stagioni più calde. Qua sopra c'è un altro vano chiuso, anche questo lo apriamo, con una mano è chiaramente molto difficile, voilà, qui c'è un pistoncino che ci aiuta e abbiamo la pompa di rifornimento del gasolio, se non erro 35 litri minuto, fantastica. Ecco, vi faccio vedere la macchina aperta e come si può chiaramente vedere il flusso dell'aria ha la possibilità di scorrere comodamente
tra le parti che sviluppano calore e non andare a creare alte temperature. Tutte le componenti del braccio, e che soprattutto sono sollecitate durante le lavorazioni, sono estremamente robuste, estremamente strong. Ora, entrambe qui hanno la benda più stretta che possono montare, ma chiaramente c'è un'ampissima selezione di benne che si possono attaccare su queste macchine, e tutte originali Volvo, veramente molto molto bella. Come sempre, come per tutte le macchine Volvo, si ha la grandissima sensazione di solidità, di stabilità e chiaramente anche di grande produttività. Macchine eccezionali. Bellissima anche la cabina, che assicura una grandissima visibilità. E poi ragazzi, io trovo che queste macchine siano molto molto belle. Anche l'occhio vuole la sua parte, e quando ci si trova a fare un investimento di un certo prodotto, perché no? Il piacere di avere una macchina che è anche gratificante dal livello estetico. Chiaramente qui le performance sono di altissimo livello, parliamo di una macchina da praticamente 90 quintali. Spettacolare, spettacolare. Ve le faccio vedere insieme e vi rinnovo la domanda. Voi, gomma o ferro, cosa preferite? Voilà, bellissime, bellissime. Io direi di parlare un po' di dati tecnici. Nello specifico, questo bellissimo motore è un Volvo D.6H, motore diesel chiaramente, stage 5, 4 cilindri, 2615 cm3 e 58 cavalli di potenza netta. Qui la coppia sono 220 Nm a 1300 giri minuto. Abbiamo il filtro antiparticolato, DOC DPF e voglio dire, macchina fantastica. Come sempre Volvo ci mette dei bellissimi motori ampiamente in grado di gestire qualsiasi situazione produttiva. Braccio in questo caso monoblocco da 3550 mm, e come vi dicevo questa configurazione nello specifico ha lo stick lungo da 2100 mm. La lama è una lama dotata anche di sistema flottante che può tornare molto comodo nelle operazioni di spianatura dei terreni, veramente molto comodo. Che cosa abbiamo qui? Dentro la cabina un po' di dotazioni. Abbiamo il ritorno al minimo automatico, è estremamente comodo questo per ridurre i consumi di carburanti. La cabina è una cabina ROPS, FOPS e TOPS. Il sedile è la versione deluxe e c'è anche ovviamente riscaldamento ed aria condizionata. Tutte le luci di cortesia. Il vetro chiaramente è un vetro che si può ribaltare e tutte le solite dotazioni del caso. In questo caso, avendo il doppio impianto, entrambi i joystick saranno dotati dei propri controlli per gli impianti ausiliari. Nello specifico, qui vediamo che qui c'è il controllo, tra l'altro, ragazzi, tutto proporzionale, eh? Sono tutti controlli proporzionali. Anche questo, che ve lo faccio vedere, anche questo qui, questo manipolatore qui, col controllo proporzionale. Tutto molto comodo. Chiaramente abbiamo la modalità eco e tantissime altre funzioni comode comode per la solita operatività. Vi porterò comunque dell'88, come ho fatto già per altre macchine, la recensione della cabina, quindi tutti questi aspetti ce li vedremo più precisamente in un secondo momento. Voglio soffermarmi un'altra volta sulla qualità costruttiva. Tutti i componenti sono costruiti per resistere a una bomba atomica. Non so se si vede dalle immagini, ma è costruita veramente bene, veramente bene. Questa è la lama che vi dicevo, dotata anche di impianto flottante. Bella, bellissima. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto.
spero di potervi portare altri video di queste bellissime macchine sui cantieri mentre lavorano in svariate condizioni, perché è opportuno, credo, vederle al lavoro. Spero sarà possibile. A più presto vi porterò chiaramente l'esplorazione e la recensione della cabina del posto di comando dell'operatore. Per ora fate i bravi, buon lavoro, ciao!